Al centro commerciale Punta di Ferro lo shopping è una continua emozione. 100 negozi, il Conad ipermercato, Unieuro, Toys, ampia zona ristorazione, offerta, convenienza, qualità e tantissimi servizi che soddisfano le necessità di tutti. Perché chi punta allo shopping, Punta di Ferro. Il centro commerciale Punta di Ferro è a Forlì, uscita autostrada A14, zona Fiera. Comodamente raggiungibile con un ampissimo e comodo parcheggio, aperti da lunedì alla domenica dalle 9 alle 21. E per essere sempre informato, www.ccpuntadiferro.it. Seguici anche su Facebook. Psst, dimenticavo! Da venerdì 5 gennaio 2018, 60 giorni di pazzi saldi invernali dove potrai scatenare la tua voglia di acquisti d'occasione per giornate a tutto shopping. Ipermercato Conad Forlì, presso il centro commerciale Punta di Ferro, aperti dal lunedì alla domenica, orario continuato dalle 9 alle 21. Comodità, cortesia e convenienza, le tre qualità che contraddistinguono Conad Ipermercato di Forlì. Moderno, facilmente raggiungibile con elevati standard di servizio ed un focus particolare sui reparti freschi, un vero fiore all'occhiello. Conad Ipermercato, al servizio della città. Brick OK, ovvero un vasto assortimento su 1100 metri quadri di negozio, tutto da scoprire. Prodotti per gli amanti del fai da te, del giardinaggio e tutto per il green e la vita all'aria aperta. Decorazione, utensili, piccoli mobili, casa ufficio, porta soffietto, elettricità, termoidraulica, vernici, smalti, ferramenta, falegnameria, anche con servizio taglio legno e poi pensiline, prodotti per la ristrutturazione e la manutenzione, abbigliamento antinfortunistico. Brick OK è dedicato ai privati, ai professionisti, ma soprattutto a chi si occupa in prima persona dei lavori in casa, con tantissimi prodotti di alta qualità a prezzi da ingrosso. Non trovi ciò che cerchi o vuoi un consiglio qualificato? Chiedi al nostro personale a tua disposizione per la realizzazione dei tuoi piccoli e grandi progetti. In Romagna ci trovi a Forlì, vicino al casello autostradale. Brick OK, sempre il massimo risparmio e offerte speciali tutti i mesi. Quest'oggi tutti in piazza, assessore, per la Befana, e non manca mai di atterrare in piazza. Adesso capiremo se quest'anno è rimasta bloccata di nuovo sul tetto del comune. Allora, la Befana tutti gli anni arriva grazie ai Vigili del Fuoco che garantiranno anche quest'anno la discesa della Befana. Più appunto abbiamo i VIP, i Vivere in Positivo, i Clown, gli Alpini e soprattutto i quartieri dell'area nord che ci danno una mano, poi la pubblica assistenza, quindi tante persone, tante associazioni per una Befana solidale anche quest'anno in favore delle zone terremotate del comune di Norcia. E quindi noi siamo contenti di essere qui, siamo contenti che i quartieri ci aiutano, siamo contenti che i cittadini capiscano che la solidarietà è importante. Noi in questa città riusciamo a coinvolgere tante associazioni, tante realtà, e questo senso di comunità è quello che anima la città di Forlì. Ci sono oggi altre Befane, altre iniziative. Questa mattina siamo stati alla pediatria, al reparto di pediatria all'ospedale, a portare le calze ai bambini insieme al quartiere Romiti. Poi oggi pomeriggio appunto altre Befane, altre iniziative, sempre di solidarietà. La solidarietà è una prospettiva anche per il futuro del nostro territorio, che dove si vive bene, e quindi vogliamo che tutti però vivano bene. Ci sono dei referenti di quartiere, andiamo a conoscerli assieme? Certo, andiamo a conoscere i referenti di quartieri dell'area nord, che è quella che sta collaborando quest'anno alla Befana in piazza. Allora, Sara Conficoni, coordinatrice del quartiere di Barisano, ma anche coordinatrice dei 14 quartieri che compongono la zona nord del comune di Forlì. Siamo un gruppo di una squadra veramente molto unita, compatta e fiera del proprio territorio, e cerchiamo sempre di promuoverci e di essere propositivi verso quelle che possono essere le iniziative che ci possono vedere protagonisti. Questa è una di quelle in cui siamo schierati molto, con molto piacere, ecco. La nostra sensibilità ha voluto ricalcare un po' le orme di quella dell'amministrazione dell'anno precedente, e appunto abbiamo preso contatti col comune, ci è piaciuto il progetto che ci hanno mandato, abbiamo voluto fare la nostra parte, piccola parte, però insomma
da qualcosa si deve partire, insomma. Qual è il progetto? Il progetto è quello comunque di ridare, di creare una struttura in grado di accogliere le attività insomma, della zona, insomma, della città di Norcia, e di dare appunto anche vitalità a quelle iniziative locali e, insomma, che possono coinvolgere anche le varie fasce d'età di un territorio che purtroppo è particolarmente danneggiato anche da un punto di vista morale, non solamente fisico, ecco. Siamo pronti a vedere la Befana che si calerà. Tu l'hai mai vista, Sara, la Befana calarsi dal tetto del comune? Sì. Quando eri piccola, mi sa. Fila, sì. Anche quest'anno la vedo dalla primissima fila, quindi. Questa Befana tutti gli anni sbaglia indirizzo. Cioè, devo capire, l'ho già chiesto, perché lei tutti gli anni sbaglia e cala sul tetto del comune. Non si sa. Si vede che c'è un magnetismo particolare. Non si sa. C'è un motivo, le lasciate i biscotti e il latte come si fa per Babbo Natale? Gli lasciamo biscotti e latte, forse deve portarci anche qualche messaggio, forse anche un po' di carbone, non so. Vado a presentare i nostri due amici in nostra compagnia, Giuseppe Manfredi, che è il responsabile di Pompieropoli, e Luigi Donati, che è colui che prima era il pasta referente, giusto? Partiamo da chi è il passato per andare poi al presente. Sì, che noi... E poi non molla mai. Il passato non molla mai, perché generalmente è quello che poi dopo deve passare le consegne, e noi abbiamo sempre piacere di mantenere dei rapporti ottimi con chi prende in mano la questione, perciò, e soprattutto abbiamo piacere per i bambini, perché noi sono i bambini che sono importanti da poter così accompagnare questo percorso con la Befana, che è bravissima, perché li fa divertire, li fa sentire importanti. Poi noi Vigili del Fuoco siamo sempre a disposizione dei bambini e abbiamo piacere di essere sempre a disposizione di chi ha bisogno. Tutto il nostro tempo libero lo diamo ai bambini per farli divertire, per ogni festa, ogni momento che... Si divertono parecchio. Sì. A volte hanno un pochino paura al primo giro, poi fanno un secondo giro e dopo non vorrebbero più smettere. E poi ricevono anche un attestato, giusto? Sì, un diploma finale che rimane così nella loro cameretta come ricordo. Possono mettergli la sua foto e quindi è sempre una bella cosa. Una nuova referenza per lei, quella dell'Associazione dei Vigili del Fuoco di Forlì Cesena, di cui già faceva parte, perché ricordo il suo volto all'interno di questo meraviglioso staff. Allora, come ci si sente? Danno retta a questi ex Vigili del Fuoco in pensione? Ma sì, sono bravi. È che d'altronde è difficile coinvolgerli sempre tutti, perché più passano gli anni, gli acciacchi, e hanno sempre qualcosa da fare. Quanti siete come staff quest'oggi qui? Siamo 15. Tantissimi? Sì, perché ogni ostacolo ci vuole una persona o anche due, e quindi perché bisogna stare attenti ai bimbi che non si facciano male. Il percorso d'ostacoli non cambia mai, vero Luigi? Non cambia mai, soprattutto perché è testato. È sicuro per i bimbi? E c'è la sicurezza, perché noi l'abbiamo innata nella nostra mente e la trasmettiamo ai bambini, anche se sembra così un giochino ludico, un giochino, però c'è sempre quell'aspetto di sicurezza, perché ai bambini gliela trasmettiamo dopo, anche quando andiamo nelle scuole così a fare qualche incontro, sì. Ma soprattutto qui cominciamo, perché il bambino da quando nasce deve avere questa mentalità sulla sicurezza, e da noi c'è innata. Scusi, ma lei è la Befana? Sì, cioè sarei quella ufficiale, ma mi prendo sempre per l'assistente della Befana, perché in realtà... Stava guardando? Stavo guardando i Vigili del Fuoco, come sempre presenti qui in piazza, che è una cosa molto, molto bella e divertente, insomma, per tutti i bambini. Ecco. Quindi lei è la Befana ufficiale? In teoria sì, anche se insomma l'altra è più vecchia e quindi... Per anzianità, ecco, diciamo così, io sono un po' più giovane. Le pongo la domanda ufficiale, che è: perché la sua assistente, quella più anziana però, rimane sempre incespicata sul tetto del comune? Come mai? Perché tutti gli... è vecchia.
non le dico l'età perché è incalcolabile, io con la matematica ho sempre fatto dei problemi, però insomma è incalcolabile, per cui lei perde, le abbiamo dati anche questi sistemi moderni, abbiamo provato con il Garmin, con i cellulari, niente, si perde, lo perde in volo e quindi perde la retta via e si incaglia sempre dove non deve. Stava verificando se i vigili del fuoco fossero presenti anche quest'oggi per tirarla giù. Certo, perché sì, oltre appunto che fanno divertire i bambini, se c'è bisogno ovviamente possono sempre correre in soccorso, no? Poverine, avranno bisogno di tirarla giù perché è anche un po' maldestra. Ecco, sì, anche perché da sola non ce la fa, le ossa un po' tutte rotte, quindi delle braccia forti servono sempre, no? Piazza bellissima, veramente grazie a chi tutti gli anni organizza questa manifestazione insieme all'amministrazione, e penso che la partecipazione delle persone sia veramente significativa in questo senso, anche perché appunto il ricavato andrà per una buona causa, quindi credo che anche la solidarietà dei forlivesi è veramente tanto. La Befana può migliorare, visto che siamo città europea dello sport 2018. Mi aspetto qualcosa di più performante. Sono d'accordo con l'assessore. Sì, però adesso ci lavoriamo. Ci lavoriamo. Come la Befana è importante che tutti facciano sport. Insomma, grande soddisfazione immagino dell'amministrazione comunale che vede sempre questa Befana che è attratta dal comune e ha una calamita. Lei sempre lì, anzi c'è la Befana vera che si è anche lamentata. È una tradizione del nostro paese importante quella della Befana, è una tradizione anche della nostra piazza, da tanti anni le circoscrizioni prima e oggi i quartieri sostengono e realizzano una festa bellissima e molto partecipata dalle famiglie e i bambini, e quindi una festa che diventa di tutti, anche un momento di incontro, di coesione della città per la nostra comunità, quindi un plauso ai quartieri, ai nostri uffici, ma ai quartieri che sono l'anima di questa bellissima festa, bellissima esperienza, e che daranno continuità nelle prossime settimane con il carnevale, perché proprio dai quartieri le cellule della partecipazione delle persone animeranno con la realizzazione del carnevale dei quartieri e poi in piazza anche l'esperienza dell'inizio dell'anno. Questo per far vivere il nostro centro storico e la nostra piazza sempre di più. Dopo un meraviglioso Capodanno gremito, insomma, un'altra piazza che preannuncia già un altro successo dei quartieri. Sì, i quartieri sono ormai la cellula fondante della partecipazione, e quindi dopo questa bellissima e tradizionale Befana ci saranno gli eventi legati al carnevale, prima nei quartieri e poi ancora nella nostra meravigliosa piazza. Quindi un bilancio importante per queste festività, tanta gente, tanta partecipazione, gli eventi funzionano, ma funzionano perché la gente non è solo attirata ma è partecipante attiva, e spero che ne abbia davvero beneficio la vivacità, gli esercizi commerciali e più in genere la rivitalità del centro storico. Io dico viva la Befana, che tutte le festività si porta via e poi avrà lasciato un po' di carbone in giro, ma qui c'è solo tanto, tanto, tanto zucchero, sindaco. Sicuramente tanto zucchero, molta soddisfazione e felicità per anche la festa di oggi.